Bentornati sul canale Aprite questo blog, io sono il Gonz e oggi sono qua per fare un nuovo aggiornamento della collezione di film horror. Ma prima vi invito a iscrivervi al canale se siete interessati a questo fantastico genere, anche a seguirmi su Instagram, su Facebook e su tutti i nostri social. Questo mese le uscite horror sono state veramente pochissime. L'unico film che mi è arrivato è Antebellum, ve lo faccio vedere, veramente qualcosa di fenomenale. Come sapete è un film che io adoro, di cui ho scritto anche la recensione sul sito www. Non aprite questo blog.it, andatela a leggere. Mi hanno inviato questa copia Ultra HD 4K Blu-ray con questo bellissimo slipcase, non finirò mai di dirlo, che ha una patina sopra e la farfalla in rilievo, col sangue anche in rilievo. È veramente molto bella esteticamente. Dentro trovate chiaramente il film in 4K e Blu-ray. Ci sono anche una tonnellata di contenuti speciali davvero davvero interessanti. Questo film è uno dei film che mi è piaciuto di più di quest'anno e lo consiglio veramente tantissimo. Vi ricordo che trovate tutti i link per acquistare questi film su Amazon sotto al video. Passiamo agli altri film. Questo qua è un acquisto veramente strepitoso che ho fatto, grazie anche a Davide Perin, che tra l'altro è un mio Patreon e ringrazio ancora. Se volete diventare Patreon, trovate il link sempre qua sotto nell'info box. Ringrazio Davide perché mi ha consigliato l'acquisto di questo perché era in offerta. Non ci ho pensato su due volte. Io ovviamente ho già Psycho. Questa è un'edizione tedesca con tutti e quattro i film di Psycho. Il primo film però non ha l'audio italiano e i sottotitoli in italiano, mentre tutti gli altri film sì. Da collezionista credo che questa sia un'edizione stupenda, perché intanto mi sembra di aver capito che gli altri film, insomma i Psycho 2, 3, 4, siano difficili da trovare, e poi averli tutti insieme è comunque figo. Il primo film comunque, quello di Alfred Hitchcock, secondo me vale la pena averlo in Blu-ray. Mi raccomando, non fatevi condizionare dal fatto che Psycho è un capolavoro e quindi non va toccato, perché i seguiti sono davvero davvero divertenti. A parte il quarto, comunque è una saga che consiglio tantissimo, soprattutto per esplorare il personaggio di Norman Bates, che è veramente stupendo. Anthony Perkins è bravissimo, come sempre, e tra l'altro è il regista del terzo film. Vi faccio vedere com'è dentro. L'ho pagata poco meno di 12 euro, che per quattro film non è male. Psycho Collection, top, top assoluto. Poi ringrazio anche Luca Montalti che mi ha suggerito di passare all'Unieuro perché stava facendo un'offerta incredibile sui film e la musica, praticamente lo sconto dell'80% su tutto. Devo dire che ho trovato un discreto bottino, vediamo che cosa ho preso. Allora, questo l'ho tirato su senza neanche sapere cosa fosse. Mi è sembrato un film abbastanza ignorante sul genere exploitation e l'ho preso. Beach Slap, le super dotate in steelbook. Apriamolo. Steelbook, praticamente l'ho pagato circa 2 euro. 2 euro la steelbook, ragazzi, qua c'ho un bottino incredibile, ve lo dico già. Dovrebbe essere un... Allora, non è molto horror questo, però è abbastanza violento con tante allusioni sessuali, insomma un exploitation anche un po' trash, devo dire. Fatemi sapere nei commenti se l'avete visto e se comunque vale la spesa. Poi non so se qualcuno di voi si ricorda delle steelbook che uscirono tanto tempo fa di Koch Media, prima della nascita di Midnight Factory, realizzate sempre da Vertigo Movie Advertising. Sono veramente delle steelbook bellissime e uscirono alcuni horror e alcuni thriller. Ora vi faccio vedere che cosa ho trovato. Sto parlando sempre di film che ho pagato 2 euro l'uno in steelbook. Uno è Grey, questo è un action survival che però secondo me rientra perfettamente nell'horror, perché c'è un elemento naturale all'interno del film molto horror per come è trattato, e quindi alla fine se lo volete mettere nella vostra collezione horror, secondo me ci sta. Questo è un Blu-ray, ragazzi, cioè per queste cifre non si possono lasciare lì. Tra l'altro a me non dispiace neanche il cartoncino che la contiene, quindi nella libreria lo tengo così. Sarà una cafonata, ma ognuno fa un po' come cazzo gli pare. Questo film che vi faccio vedere adesso è sempre di questa collana, è un horror, non mi è dispiaciuto, non è proprio una genialata, però è gestito abbastanza bene, è gradevole. Ho già il DVD, però quello è un DVD semplice, questa è una steelbook, Dark Skies,
non so se si pronuncia così, madonna, 2 euro. Fate conto che costavano 10 euro le steelbook, con lo sconto dell'80% siamo arrivati a 2 euro a steelbook. Le apro solo per il video, perché io se il film l'ho già visto, di solito li tengo sigillati. Dark Skies non è male come film, non vi dico di cosa parla perché sennò sarebbe spoiler, però l'argomento che tratta, che è un argomento inflazionatissimo, però lo tratta abbastanza bene, devo dire che mi è piaciuto. Un'altra steelbook Blu-ray, Byzantium. Questo è un horror un po' con delle vampire. Ecco, questo lo devo vedere, lo trovate anche sul canale di Midnight Factory. Insomma, le steelbook sono veramente una figata. Ultima steelbook di questa serie, di questo film, io ho sia il primo che il secondo in Blu-ray della Midnight Factory, quindi voi direte che cazzo te lo sei preso a fare. Se siete d'accordo con me che andava preso, scrivetemelo nei commenti, perché secondo me andava preso, anche solo per la bellissima copertina che vedete qua. Sinister, la steelbook DVD, non lo so, fate voi. Io l'ho preso, poi magari un giorno decido che lo regalo a qualcuno, eccetera, però non potevo lasciarla lì a 2 euro. Sinister Steelbook, tanta roba. Lo metterò di fianco alla mia collection di Sinister della Midnight. Poi passiamo a edizioni più semplici, sempre prese all'1 euro con lo sconto dell'80%, essendo che questi film costano tra i 7 e 5, cose così, li ho pagati 1 euro, 1,50 euro, cose del genere. Allora, mi mancava Edward Mani di Forbice e l'ho preso, anche perché insomma a mio figlio il film piace, quindi magari per farglielo vedere anche tante volte. Ci sta un'edizione DVD, devo dire la verità, questo è un film a cui sono stra affezionato, quindi non mi dispiacerebbe in futuro avere un'edizione Blu-ray un po' figa, insomma, anche con contenuti speciali. Però insomma, un DVD da battaglia di questo per i propri figli da farglielo vedere, ci vuole, anche perché poi i film, anche se avete Netflix e Prime, non sempre ci sono e rimangono per tanto tempo, quindi avercelo da vedere questo è fondamentale. Edward Mani di Forbice per me rientra comunque nel genere horror per le atmosfere e le tematiche. Poi c'è Vincent Price. No, non ci posso credere, cazzo. Non ci posso credere. Cioè, era carico? Niente, ragazzi, si è spenta la luce. Corriamo ai ripari, ragazzi. Allora, facciamo così. Niente, ragazzi, questo è... Si è spenta la luce, si è scaricata la luce. Vediamo se riusciamo ad andare avanti così in modalità notturna. Altro film che, allora, di questo ne ho altri della serie, non ho ancora tutta la collana completa, però anche questa meriterebbe un'edizione Blu-ray. Per ora prendo i DVD, pagato pochissimo, pagato poco più di 2 euro, Alien Covenant. Non sto ad aprire, ragazzi, anzi andiamo un po' più veloci, soprattutto perché si è spenta la luce con cui faccio i video. Vaffanculo. Allora, questo è un film che mi è piaciuto molto, lo considero anche un po' horror, sicuramente non è proprio un horror, però mi piace comunque tenerlo tra gli horror, è un thriller psicologico, Il Cigno Nero, per me a 2 euro andava preso, insomma. Questo finalmente sono riuscito a farlo vedere mio figlio, proprio perché l'ho comprato a 1 euro, non riuscivo a trovarlo, Frankenstein Junior, come si fa a dire che non è un capolavoro questo film? Tra l'altro sono ricreate perfettamente tutte le atmosfere, le scenografie, come nei vecchi film della Universal, quindi c'è veramente un lavoro maniacale di scenografie, di fotografia. È veramente un film che, rivederlo dopo tanto tempo, con più anni sulle spalle, ti rendi conto di quanto è fatto bene, al di là della comicità mostruosamente geniale che c'è dietro. È proprio realizzato bene. Grande Frankenstein Junior, contenuti speciali anche, interviste agli attori. Ecco, questi li devo ancora vedere. Puttanazza del cazzo. Ok. Che palle sta cosa della luce, vabbè. Volevo dirvi che pensavo che mio figlio ridesse di più, in realtà ha riso, però effettivamente per un bambino piccolo, poi ci sono anche delle parti che sono allusioni, però che lui non capisce. Devo dire che
La cosa che mi ha incuriosito è che si è spaventato molto a vedere Marty Feldman, l'attore che fa Igor. L'attore che fa Igor, questo qua, vediamo. Si è inquietato parecchio. Un paio di scene lo hanno inquietato parecchio. Insomma, è un film che non doveva spaventarlo, lo ha comunque un pochino terrorizzato. È troppo divertente questo film, ragazzi. Cioè, insomma, film eccezionale. Io lo farò rivedere più avanti per vedere se lo coglierà meglio. Questi film invece li ho comprati negozi dell'usato e mercatini. Oggi ho preso le ultime cose e sono tutte cose che ho pagato 2 euro, 3 euro al massimo, 2 euro e mezzo. Questo non ho la più pallida idea di cosa sia. Anzi, all'inizio mi sembrava quasi un documentario. Invece è un film probabilmente orrendo. Il più terrificante film mai realizzato sulla Belva Marina. Cioè, ce ne vuole a scrivere una roba del genere, visto che esiste il precedente di Steven Spielberg. Però, dai, insomma, magari poi non è così malvagio. Sempre preso per andare a arricchire la mia collezione di film horror. Ci sta. Continuo la mia collezione dei Saw. Questo è il 4. Non so a che punto sono arrivato, quali mi mancano. Però ce li ho quasi tutti adesso in questo formato qua, semplice DVD. Io credo che quando avrò finito questa collezione, visto che adesso sta uscendo il reboot, faranno un mega cofanetto e quindi butterò via tutti i miei DVD e prenderò il cofanetto. O magari me lo manderanno, non sarebbe male. Così potrei fare, che ne so, un giveaway con tutti i DVD insieme. Ecco, questi qua ho perso il conto, non so più distinguere uno dall'altro. Paranormal Activity, non so se è il primo questo. Sì, penso che sia il primo. Paranormal Activity, insomma, questo l'ho visto. Film dove non succede praticamente niente. Le colline hanno gli occhi 2 Unrated. Questo forse non l'ho visto. Ho l'altro, l'altra edizione che è praticamente uguale. Le colline hanno gli occhi 1. Insomma, se poi voi vi ricordate qualcosa di questi film, li avete visti, avete le stesse edizioni o avete altre edizioni, insomma, scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate. E passiamo agli ultimi che ho preso oggi. Ho preso un film a 1 euro, che è questo qua, che è un film che non mi è dispiaciuto e quindi ci sta assolutamente da avere in collezione, che è The Descent, Discesa nelle tenebre. Voilà. Poi ho preso 4 film a 10 euro e sono stato contento perché uno è un film di Tobopper, anche se non è horror, è comunque un film di Tobopper, quindi tutti muti, non rompetemi il cazzo. Invaders, è un film di fantascienza di Tobopper. Uno è un film che mi manca, essendo un cultissimo, andava recuperato al più presto, visto che esce anche il remake adesso, quindi mi metto in pari finalmente, perché non me lo sono mai cagato sto film. So che a molti piace e un motivo ci sarà. Candyman, pagato anche questo appunto 2,50 euro. Questo è un po' più elaborato dentro, c'ho persino il libretto. Contenuti extra, no, cazzo. Cazzo, i contenuti speciali sono contenuti extra, trailer, vabbè, selezione scene, sottotitoli in italiano. Che cazzo di contenuti extra sono? Non sono contenuti extra, cioè. Porco zio. Poi, L'ora che uccide. Questo non lo conosco, però mi piace moltissimo la collana cult horror della Quinto Piano, anche se so che ci sono delle cose che sono state riportate non troppo bene, però comunque la collana mi piace tantissimo perché ci sono affezionato a livello grafico e li colleziono tutti questi, però è una questione così puramente di numero. Mi piacerebbe averli tutti, però apro perché non c'ho voglia. L'ora che uccide di Armand Mastroianni. E poi infine, anche qua non ho visto bene tutta la saga, quindi devo un po' recuperarla, però appunto questo è il 2, I Spit on Your Grave 2 Unrated. Mi piace quando c'è scritto Unrated, chissà, mamma mia che scene. Molto figo, coltello insanguinato. Niente, ragazzi, questo è tutto quello che ho preso. In realtà ci sono anche altri film che ho preso per regalare mio figlio, tipo Mazinga, cazzate varie, perché pagati così poco. Come ho detto, preferisco averli che affidarmi sempre solo alle piattaforme di streaming legale. Adesso li metto tutti insieme perché voglio vedere se riesco a farli. Voglio vedere se riesco a farli cadere come faccio sempre e spaccarli tutti. No, perché vi voglio far vedere la quantità di roba. Vi ricordo che mi farò lo sbatti, uno sbatti che faccio volentieri, di mettere tutti i link sotto all'info box per acquistarli su Amazon.
se comprate su Amazon sappiate che, insomma, senza spendere un centesimo in più, supportate anche il canale e il sito, insomma supportate, non aprite questo blog. Ecco qua, qua rischio tantissimo, insomma un bel po' di roba. Non è caduta. Niente, insomma, direi che è un bottino ricco. Fatemi sapere cosa ne pensate degli acquisti. Speriamo che anche gli arrivi dalle case di distribuzione aumentino, insomma, che tutto torni come prima, che riaprano i cinema, insomma, cercate di sostenere il cinema comprando i film usati, ma anche nuovi, andando al cinema, non piratandoli, sostenendo soprattutto i film più piccoli, indipendenti, comprando i film. Insomma, ragionate su quello che fate. Basta. Ciao.